a Saccinto, palla per Molinari, 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 Molinari! Che gol di Molinari, 5-2, vediamo se adesso Specimen B ha la forza di riaprire la partita. Vai, vai, vai giù! Palla calcio di punizione, non bellissimo questa palla. Amici del cool, state attenti perché questo sarà gol. Occhio alla barriera, sono tre in barriera, c'è molta confusione anche davanti alla porta, c'è Moretti che si allaccia un po' con Galli, arriva anche Floreale, rapidissimo. Già tre gol in campionato. Angius di potenza, eccolo qua, il gol chiamato da Domenico De Pasquale alla telecamera. È entrato solo per segnare, 2-2, palla al centro. Angius, quarto gol in campionato. È una sentenza con questo giocatore. Palla in mezzo verso Romano, tutti per terra. Quindi Poliseno che ha pensato al tiro. Occhio a contropiede però. Della Cipiglia con Gagliani di prima, fa una giocata spaventosa per Novali, anche lui di prima! È un gol pazzesco! Un gol pazzesco! Della Cipiglia che pareggia la partita! Contropiede, ma non da manuale! Ma neanche da top 5! Bravi raga! Contropiede incredibile, non ho parole, non riesco a descriverlo! Contropiede incredibile, Gagliani che ha cambiato gioco di prima con l'esterno! Per Novali di prima! Cosa hanno fatto? 4-4! Porta Poliseno, si inventa un gol pazzesco Poliseno da lontanissimo con una palla che scende all'improvviso, 3-1, un gol incredibile di Poliseno, un giocatore fantastico, fantastico. Cascello, Cascello fino in fondo, Cascello, Cascello, Cascello! Mamma mia che gol di Cascello, cosa si è inventato? Mamma mia, sombrero, doppio dribbling, gol meraviglioso! 2-0 al Cione 90, gol fantastico! Si è anche fatto male, è rimasto a terra. Ha un infortunio dolcissimo questo per lui.